normalmente la spallata ok, ma quando stai sul ghiaccio e ti danno una spallata rischi pure di scivolare. Allora cerchiamo di mantenere il ginocchio funzionante, la caviglia funzionante, allora devo gestire la paniera in un modo un pochino differente durante questo viaggio. E però sempre una foto in ogni luogo con la bandiera, questo è il titolo del libro, che vuol dire pace a casa, pace nel mondo, è una frase di Ataturk, che fa parte, cioè l'ho presa proprio della copertina, che in realtà è il titolo vero del libro, però diciamo avrebbe venduto ancora meno se il titolo gli metti un titolo turco, perché tu sei comprato un libro, Yurta Surgi anda Surgi, eh? Allora meglio Jack Zaino in bandiera, che sarebbe il sottotitolo, però magari allora il perché di questo libro è molto semplice. È un libro autoprodotto perché sentivo il bisogno di finanziare un progetto molto importante, e questa è Hierapolis, che sta vicino a Pamukkale, dove stanno queste vasche di calcare splendide, e questo già è il Mediterraneo di nuovo, già sono passati leggeri al Mar Nero, sono passati tanti mari e tutto. Allora, volevo finanziare un progetto molto interessante che si chiama Bibliomula e si occupa di insegnare a leggere e a scrivere ai bambini di tre comunità montane, un progetto nato nel 2010 di una cooperativa che io ho conosciuto durante un viaggio in Venezuela. E ho scelto proprio questo progetto perché non so chi ci lavora e chi no, però la realtà delle organizzazioni non governative è una realtà molto mafiosa, che mangiano tutti i soldi che partono qua dall'Italia. E allora io ho deciso di finanziare solo progetti che conosco. Se la persona mi piace, se il progetto mi piace e lo penso sia giusto, finanzio quel progetto. Perché tante verità ho chiesto a tante associazioni, posso visitare il progetto che avete finanziato con 26.000 euro? No, devo chiedere al mio supervisore, che di quei 26.000 molti se li mangiano, insomma. Allora ho deciso di finanziare questo progetto. Il libro costa 10 euro, 5 sono per il rimborso spese mio, perché ci ho messo un mese e mezzo di stipendio, è un po' più dura, insomma, per uno contratto a tempo determinato che lavora 6 mesi all'anno. Però 5 vanno direttamente a Venezuela, e a questa cooperativa, e questa è Cappadocia, è spettacolare pure la Cappadocia, vanno a questa cooperativa alla quale ho già donato 485 euro, qua c'è sta proprio la ricevuta. Ma quindi non mi dai, insomma. Gratis, però ti fa pubblicità per quando stamperà il tuo libro fa 20 anni, probabilmente. Lui ce l'aveva pronto da prima del mio, lì da prima che viaggiassi ce l'aveva pronto il suo libro. Io ho fatto il viaggio, me lo so corretto, lui ha avuto tempo di correggere il mio tutto qua, e sta ancora a pensare se lo vuole pubblicare. Ho intrapreso la seconda fase della carriera di Salinger, che prima ha fatto successo. Dopo il successo ha cominciato a scrivere per se stesso a casa. Io ho fatto il salto della prima parte, però ho fatto il successo e scrivo per me stesso a casa. Poi forse un domani pubblicherò. Ritrovo, vedi. Poi, okay. Poi magari rinasci, diventi giovane. Vabbè, si tratta di un progetto tra. È facile, sono di. C'ho anche le immagini. Sono praticamente dei muli, una mula che prende e si fa le Ande venezuelane e porta in groppa dei libri e fa da biblioteca ambulante. Questi progetti ci stanno in Colombia, stanno in Messico, però io ho conosciuto questa associazione che si occupa di questo in Venezuela e ho voluto proprio finanziare questo. Sono questi muli, questo io sono durante la conferenza stampa dell'apertura dell'anno, mi hanno invitato come ospite internazionale. Ma questi muri che si portano i libri insegnano a leggere a circa 171 bambini di tre comunità montane, che ho anche i nomi, Los Corrales, Gavidia e Micarace, e stanno a più di 3.000 metri, insomma è difficile arrivarci. Poi lì stavano scegliendo il nome per il nuovo mulo, perché un mulo gli è morto, però l'hanno comprato un altro. E 1-1 e 2 quasi, insomma dipende da quanto dura il mulo. Però, e poi vabbè, non è inutile dire dilungarsi troppo su questi progetti, perché sono fatti bene, non solo educano i bambini, ma educano anche tramite il bambino, riescono a educare il genitore,
insomma sono cose particolari, che si tratta di aiutare persone che insomma in quei posti disperduti delle Ande non è che c'hanno gli insegnanti che arrivano con l'elicottero e fanno lezione e se ne vanno via. E quindi questi muli, secondo me, poi il mulo rappresenta, insomma, per chi ha studiato un po' la storia o per chi raccontava qualche genitore o nonno, il mulo durante la prima guerra mondiale, durante un sacco di guerre del passato, portava in giro i cannoni, si portava i cannoni su pure le montagne, insomma. E quindi è proprio una cosa rivoluzionaria, perché mi hanno detto pure loro così, ma già gli avevo detto io, perché pure in Sud America portava i cannoni, il mulo, che dal muro che porta il cannone, porta la morte e porta la guerra, il muro che porta una speranza, perché se in Sud America o proprio nel mondo, sai, parla un attimino e sai scrivere un attimino, forse un livello più dello schiavo riesci a raggiungerselo, magari un lavoro riesci a trovare. E, allora, è un libro molto fruibile, molto veloce, perché ho fatto, è il secondo libro questo, perché come serve che vieni mi aiuta un attimo, devo far vedere l'altro libro. E l'altro libro è ancora in lavorazione, perché allora, il primo diario di viaggio è questo. Ma sicuro che è un libro? Allora, io ci sono. È molto bello perché ho fatto il giornale. È una cosa puntale, insomma. E questo è il primo diario di viaggio. Ovviamente così è un po' complicato, è da rimodificare tutto, è da rivedere, perché anche questo è molto bello, è scritto giorno per giorno, questo è scritto a episodi, è molto più veloce, però ho fatto, invece che l'ho corretto 2 anni, ho detto facciamo qualcosa di più veloce, di più fruibile, ormai soprattutto i colleghi che c'è al lavoro mi dicono no, ma io non leggo, no, non gliela faccio, sono allergico alla carta, mi dicono. Allora fa qualcosa di veloce, con qualcosa di divertente, episodi divertenti, episodi seri. Così quello che si vuole leggere le cose serie, quello che ho visto, tutto quanto, se vede anche gli episodi divertenti magari si fa una risata oppure. E quello che purtroppo non gliela fa e vuole leggere solo le cose divertenti, io si dovrà leggere pure di un paio di stragi, insomma, di qualcosa di storico, insomma, che sono posti. In molti posti c'è stata la guerra, quindi bene o male dovrà affrontare l'argomento guerra nei Balcani in un paio di episodi almeno. Basta. Se qualcuno ha qualche domanda, insomma, è molto ben accetta, insomma. Vi continuiamo con le foto, questa è la splendida Cappadocia. Ci fosse qualche domanda, se vuoi, anche in lingua. Anche in bosniaco. Vabbè, qui tra il pubblico c'è una collega che mi ha ospitato a Mostar, è stata una delle esperienze più belle, proprio forse l'esperienza in cui mi sono sentito più in famiglia di tutte quante, perché mi ha accolto un'altra famiglia. E uno pensa che Mostar sia il ponte di Mostar, e Mostar è il ponte di Mostar, però a volte Mostar non è il ponte di Mostar, e quindi, però c'è scritto tutto quanto. Sono stato cattivo io che di mesi ancora non sono riuscito a portare il libro, però è venuta lei da Mentana col figlio per leggerlo di lei. Se qualcuno ha qualche domanda su luoghi, su come viaggiavo, viaggio non fatto con la macchina assolutamente, si usano mezzi pubblici, questa è Shandy Urfa che è spettacolare, qui vicino è nato a Brano, sembrato di tipo lì dietro, sembra di nato a Brano. Lì è nata Brown. Sono tutte persone che danno le bocciate per terra perché è nata Brown, si è così. E, è un libro, allora, no, ma si chiama Urra. No, no, è stata un'altra parte. Lì non è che fosse il libro di storia, c'avevo una figura. E, no, viaggio con mezzi pubblici per quale motivo? Perché sui mezzi pubblici si fanno bellissimi incontri. Se tu viaggi con la macchina è più complicato incontrare persone, perché stai da solo, al massimo incontri il poliziotto e ti chiede da gente, perché magari c'è qualcosa che non va. Però sui mezzi pubblici condividi, questa è l'Eufrate, insomma, e questa è la cortina del libro. I mezzi pubblici servono per condividere dei pensieri con delle persone, ma anche dei consigli. Per esempio trovi uno e dici, senti, ma dove, visto che arriviamo a Osijek, dove posso andare a dormire? No, guarda, sta un alberghetto. E poi alleni pure la lingua, perché che ti serve per, insomma, cercare da mangiare, insomma, perché
fondamentalmente nel libro ci saranno anche i bisogni primari, perché per uno che viaggia alla mia maniera i bisogni primari sono mangiare, bere, dormire, andare in bagno e cercare di andare alla città seguente. E quindi cose che sembrano facili, tipo andare in bagno, è difficile perché tu hai un bagno solo che magari mentre stai a vedere una città gigantesca come Istanbul che ci mettono 6 ore per andare da una parte all'altra non puoi raggiungere, allora ti devi ingegnare in altri modi. Questa è la Tbilisi, alla fine del viaggio, bella città, e insomma purtroppo stanno avanti di loro, cioè loro stanno più avanti di noi, anzi lo devo un attimo ricercare, ma è uno dei video finali, perché uno pensa Tbilisi sono un po' sfigati, però loro hanno un modo di pagare le tasse che qua noi ce lo segniamo, eccolo qua, questo è da vedere, perché uno pensa buongiorno, benvenuti a Paybox. Che cos'è il Paybox? Puoi pagare tutto quello che vuoi, e vedete per strada c'è lo spazio per la carta di credito, per le banconote, per le monete. Così vogliamo pagare, che ne so, l'acqua, ci diamo acqua, che regione, che ne so, Tbilisi, qual è la cosa? Questa, che ci piace questa. E poi dici, pagamento dell'acqua, o pagamento, pagamento dell'acqua, tu devi dici il numero e poi paghi la resta. No, main page, che poi paga internet e ammazza che roba. No, ultranet, extranet mi sembra forte. Tac! E paghi, tac! Che poi paga la TV satellitare, l'automobile, sta scritto in italiano, è il servizio di pulizia della monnezza. Tbilisi. Ecco, questo, Tbilisi. Allora, questo magari i georgiani staranno un po' indietro, la nazionale di calcio non funzionerà, non andrà neanche bene, però questi ogni 30 metri possono pagare tutte le utenze che gli pare. Già hanno sti per strada, cioè stavo proprio per strada, ogni 30 metri ci sta una di ste cabine. Poi andare là, cliccavi l'utenza tua e ti pagavi le tasse, invece qua ti fai i milioni di giri. Pagare magari ne paga nessuno. Allora, tre lire per georgiano, tu sei inglese. Se non puoi pagare non ci vai. Cioè, non c'è scuse per questo. Se vuoi pagare non le vuoi pagare. E cioè, georgiano, inglese e russo, potevi pagare con banconote, bancomat e monete, cioè fondamentalmente tutto quello che dovevi pagare. E poi c'era un ufficio soltanto al centro, un bellissimo ufficio con una bellissima architettura, e tu entravi, c'è stava la reception che ti diceva, allora io devo pagare acqua e gas, ma vai al box 32 e 34, e invece ti fa tutti i giri per Roma, che una cosa sta da una parte, una cosa sta a Ostiense, una cosa sta al Colosseo, e lì ci sta un ufficio solo, ti facevi tutti i giri che ti pareva e nella stessa mattinata avevi risolto tutto quello. Beh, però uno pensa, beh, a Georgia, a Nazionale, è quarto ultimo, ha perso 3-0. Però uno viaggiando in posti del genere scopre anche queste cose qua, io non lo sapevo, insomma, vado a vedere tutti che stanno lì a macchinetta, dove staranno a fare i biglietti dell'autobus. E invece no, perché nessuno gli tirava banconote, no? Dicevo, allora questo è strano, tutti. E allora invece paga le tasse per strada. Nessuno rompe niente, perché stanno attaccati abbastanza con la gola e ben incollati, però insomma sono cose particolari che soltanto viaggiando uno scopre.